Saluta gli amici del scocorrere. Ciao amici del scocorrere. Guardate che spettacolo! Certo che sinceramente ora preferirei essere in acqua in questo caldo. Ovviamente sono andato un po' fuori strada per farvi vedere questa bellezza, anche perché non ho assolutamente le scarpe adatte, essendo con delle Adi Zero da gara, totalmente piatte sotto, potrei anche ammazzarmi qua se non sto attento, quindi era solo per farvi vedere che spettacolo. Amici di Scocorrere, ben ritrovati, come state? Io devo dire che sto abbastanza bene, ho concluso la mia settimana di 100 km, devo dire che è stata una buona settimana, finalmente sto entrando un pochettino nel ritmo, finalmente mi sono acclimatato, il mio corpo è abbastanza pronto per finalmente percorrere in queste temperature. Voi sapete che vengo da Londra, da noi c'era una temperatura di 20 gradi, qua in Spagna stiamo sopra i 33-34 gradi e praticamente mi sono allenato tutti gli allenamenti con temperature superiori ai 30 gradi e questo sarà un po' il topic di questo video. Vi voglio spiegare che cosa bisogna fare di solito quando si arriva appunto ad allenarsi sempre con temperature molto elevate.
Mi è venuto in mente di parlarvi di questo argomento perché molti di voi mi state scrivendo che non riuscite a correre agli stessi ritmi di prima, che il caldo non vi permette di correre nello stesso modo. E soprattutto io ho fatto una tempo run, un lavoro specifico questa settimana che avevo in programma, ovvero di correre a 6 km in tempo run, quindi vuol dire a ritmo di soglia anaerobica. La soglia anaerobica, per calcolarla, dovete andare sul sito di VDOT Calculator o scaricarvi l'app VDOT Calculator, vi metto il link qua in descrizione, ne abbiamo già parlato molte volte nei miei video in questo canale, che praticamente è uno strumento che vi permette di calcolare i vostri vari ritmi in allenamento. E la tempo run si corre appunto al ritmo di soglia anaerobica, threshold in inglese, e questo è un ritmo che di solito è una decina di secondi più lento rispetto al ritmo 10 km gara. Quindi il mio ritmo 10 km in gara è di 3:20 in questo momento, avrei dovuto fare la mia tempo run a 3:30, quindi 6 km a 3:30. In realtà non l'ho fatto, ho corso a 3:40, ma sono contentissimo del mio allenamento. Per quale motivo? Proprio per questo che vi sto raccontando ora, ovvero che quando fa così caldo, quando ci alleniamo con temperature elevate, bisogna calcolare 10 o 15 secondi in più rispetto ai propri tempi medi. Quindi è inutile provare a fare una tempo run, nel mio caso a 3:30, quando sto correndo con 32 gradi e un'umidità molto alta, perché il corpo non riesce a performare lo stesso modo, ovvero con il caldo si va più piano, ma questo è abbastanza banale. Quello che è meno banale è che il corpo ha bisogno di acclimatarsi. Studi dimostrano che gli atleti, per acclimatarsi, hanno bisogno di almeno 2 settimane. Quindi nel mio caso, io che sono arrivato da Londra, temperature 18-20 gradi, qua in Spagna 32-34 gradi, è ovvio che quando esco a correre il mio corpo non si trova, perché le temperature sono nettamente diverse, molto più calde, quindi ha avuto bisogno di 2 settimane per adattarsi. Quindi di solito il ritmo cardiaco è molto più alto, si fa molta più fatica, si sente molta più stanchezza, ed è stato proprio quello che mi è successo. Ora che sono più o meno alla 3ª settimana di preparazione, il mio corpo si è acclimatato. Qua in Spagna inizio ad avere dei battiti cardiaci che sono più bassi rispetto a quando sono venuto qua, però comunque bisogna sempre calcolare 10-15 secondi in più rispetto ai propri tempi. Quindi se io ero abituato a correre una tempo run a 3:30, la correrò a 3:40, infatti così ho fatto, e non provo a correre a 3:30, perché altrimenti rischio di fare un deallenamento, ovvero di allenarmi male, di allenarmi con dei battiti cardiaci che sono troppo alti, e non è più una tempo run ma diventa un ritmo gara, anche se comunque il ritmo è più lento rispetto a quello che avrei corso in gara. Quindi ho cercato un pochettino di farvi capire su di me come funziona, così anche voi potete raffrontarvi, perché in molti mi state appunto dicendo fate molta fatica, perché in alcune parti d'Italia le temperature sono veramente veramente alte. Quindi quello che vi posso consigliare è la banalità più assoluta: correte al mattino presto se potete, o la sera tardi, e comunque ricordatevi di questa cosa. Io sinceramente mi sto allenando, non riesco ad allenarmi al mattino presto perché facciamo spesso tardi, qua in Spagna c'è un ritmo molto diverso rispetto all'Italia, si mangia alle 10:30, ovviamente sono a casa dei genitori di Claudia e mi sto un pochettino adattando a questo ritmo spagnolo, e quindi spesso vado a letto molto tardi e non riesco ad alzarmi presto per allenarmi, quindi lo faccio sempre alla sera dopo il lavoro, e comunque a sera inoltrata verso le 7, ma comunque la temperatura è molto alta, quindi i miei battiti cardiaci sono più alti, anche se si stanno normalizzando, perché questo proprio succede quando ci si acclima alla temperatura, il ritmo cardiaco torna verso la normalità, ovviamente che non sarà mai allo stesso livello di quando si corre con 18 gradi, ma si avvicina a quella normalità, e però quando faccio i miei allenamenti mi ricordo di tenere una forbice un pochettino più ampia nei ritmi. Quindi quando faccio i miei tempo run, quando faccio le mie ripetute, quando faccio i miei lunghi che voglio farli a un certo ritmo, mentalmente mi ricordo di aggiungere quei secondi al chilometro. Quindi mi raccomando, fatelo anche voi. Questa settimana, che è stata la 3ª settimana di preparazione alla mia maratona, anzi ultramaratona in solitaria, perché appunto la maratona di Londra è stata cancellata, ormai l'avrete letto tutto, abbiamo parlato sul nostro gruppo Facebook Esco a Correre Club. Tra l'altro, se non vi siete ancora iscritti, ricordatevi di iscrivervi, perché un gruppo privato è invisibile, quindi dovete cercare Esco a Correre Club per poter parlare con tutti gli altri della community. Comunque Londra è stata cancellata, era la mia maratona, ovviamente
state insieme a Valencia, di dicembre maratona di Londra, che non si corre perché non sono in elite, purtroppo quest'anno sarà aperta solo agli elite, tra l'altro la prossima maratona di Londra sarà ad ottobre, non più ad aprile. Comunque, detto questo, io mi sto preparando, anziché correre la maratona, una 48 km in solitaria. Se avete visto altri video ne ho parlato più volte, ovvero un tentativo di FKT, Fastest Known Time, nella Capital Challenge di Londra, che è un circuito ben specifico dentro Londra, appunto di 48 km. Devo cercare di abbattere un record che tra l'altro è stato già aggiornato ben 3 volte quest'anno, quindi ci sarà da correre bello forte, media 4,10 al chilometro per abbattere quel tempo, e tra l'altro non è un percorso semplicissimo perché c'è un po' di dislivello. Quindi questa è la mia preparazione, sono alla terza settimana, sto facendo la stessa identica preparazione come se dovessi correre una maratona, né più né meno, quindi con un picco di chilometri di 160 alla settimana, quando sarò proprio all'apice della mia preparazione. Questa settimana ne ho fatti 100 con appunto il lavoro specifico della Tempo Run di 6 km per ora, perché sono ancora in costruzione, poi ovviamente le Tempo Run diventeranno più lunghe, da 10, 12 e 15 km, di solito io le faccio in preparazione alla maratona, quindi questa era la prima da 6, e ho fatto anche un bel progressivo, oltre che lungo, di 21 km. Quindi settimana molto bene, devo dire, sto recuperando abbastanza bene, mi sono acclimatato, sto vedendo i miei battiti tornare a regime. Questa è la settimana appena conclusa, la settimana prossima aumenterò ancora i chilometri, arriverò a 110 prima di chiudere il ciclo per poi fare una settimana di scarico. Domanda del giorno collegata a questo video, e mi raccomando rispondete così avete la possibilità di vincere il favoloso braccialetto Riesco a Correre che rappresenta la nostra community: come vi state allenando questa estate con tutto questo calore? Perché penso che sarà un'estate da record un po' in tutta Europa. In Italia ho visto temperature pazzesche, così come in Spagna si arriva anche a 48 gradi, cose veramente folli. Come vi state allenando, che cosa state preparando e soprattutto come affrontate questo caldo? Vi allenate prestissimo al mattino, tardissimo la sera? Vi portate tanta acqua? Che state facendo? Raccontatecelo nei commenti, così possiamo tutti vedere un po' come ci alleniamo nella community. E ora andiamo a vedere chi ha vinto il braccialetto di Esco a Correre con l'ultima domanda del giorno. E il vincitore del braccialetto di Esco a Correre è Dante. Complimenti Dante, hai vinto il braccialetto. È scritto: sto soffrendo di fascite plantare nel piede destro ultimamente, mi sta dando una noia incredibile, so che dovrei stare fermo ma non correre è impossibile, quindi sto alternando esercizi di ginnastica e sto anche usando la pallina del mio cane che ho visto funzionare, sta pistola credo proprio che possa aiutare ulteriormente, grazie mille. Ovviamente questo era il commento relativo appunto dove parlavo della mia pistola massaggiante. Assolutamente sì Dante, probabilmente la pistola massaggiante può aiutare per il tuo problema. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, che aiuta tantissimo il canale a crescere. Soprattutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al gruppo Esco a Correre Club su Facebook, siamo anche su Instagram, siamo su Strava, Esco a Correre, insomma cercate Esco a Correre che siamo un po' ovunque, la community sta crescendo di giorno in giorno. Ci vediamo alla prossima, ciao!